Buongiorno. Allora, oggi è martedì, se non sbaglio 27, non vorrei dire delle cavolate, ma sto perdendo i colpi, vabbè, comunque. Come vedete sono già fuori, sono quasi le 8 del mattino, sono già fuori vestita e pronta, con Diana che sorveglia e Adele lì davanti. Niente, stavo uscendo perché oggi abbiamo diverse commissioni da fare, tra cui andare a prenotare la torta per il battesimo, quindi devo muovermi. E andrò con mio suocero e andrò appunto a vedere questa pasticceria. E ho deciso di portarvi con me, ecco. Quindi poi vi volevo far vedere alcune cose, tra cui questa, che secondo me è la svolta della vita, per chi come me ha una 500 e ha un figlio comunque piccolo. Adesso vi giro, vi faccio vedere tutto. Vedete? Allora, vabbè, lì c'è ovviamente Adelina. Ciao amore, saluta le ragazze. È brava. Ciao, fai ciao. Si emoziona. Allora, questo qui l'abbiamo preso nuovo, vabbè, adesso al contrario, comunque si chiama Inglesina Quid 2. È fantastico perché vedete che passeggino, cioè ultra compatto e cioè, fantastico veramente. E poi qui, vabbè, a parte tutte le varie cianfrusaglie che ho, ho preso questo telo, ecco qua, che adesso poi metterò nella macchina. Eccolo qua. Sì, scusate, cioè, ho preso questo telo che poi metterò nel passeggino per, diciamo, il sudore, ecco, tanto per farvi capire. Comunque adesso porto Adelina da mia suocera e andiamo. Ok, io ne approfitto per riprendere, ma ho appena lasciato un attimo mio suocero che prendesse del pane, ovviamente in una panetteria, e intanto ho deciso di riprendere proprio qui perché questa è, diciamo, questo è il parcheggio dove avevo filmato, diciamo, il dietro le quinte della festa che abbiamo fatto per sapere se aspettavo un bambino o una bambina. E lo trovate come dietro le quinte della festa più bella. Ecco, mi sembra un titolo del genere. Ecco, chi è che si ricorda quel video? Perché veramente è praticamente un anno fa. Un anno fa, perché se non sbaglio, allora oggi è il 27, noi abbiamo fatto la festa il 26, quindi ieri, come se fosse ieri. Emozionante questa cosa qua. E combinazione, dopo un anno esatto siamo di nuovo qua. Tra l'altro siamo qua, vabbè, adesso non per qualcosa relativo al battesimo, appunto vi dicevo che combinazione mio suocero doveva prendere il pane, siamo passati e c'è una panetteria qui, però siamo andati a ordinare la torta, pasticcini, salatini, insomma cose del genere. E sono molto contenta, non ho ripreso niente purtroppo perché la pasticceria era piccola, non mi sembrava il caso di tirare fuori la fotocamera. E però insomma speriamo che venga come penso, ecco, speriamo bene. E anche perché non è una torta tipicamente da battesimo, quindi vabbè, vi farò sapere, vedremo. E non è una torta tipicamente da battesimo, quindi è più da matrimonio in realtà, però siccome la nostra torta del matrimonio sinceramente ci è rimasta un po' qua, penso sia stata l'unica cosa che è andata male il giorno del matrimonio, allora niente, ho deciso di riprovarci e magari per il battesimo viene bene e vedremo, vedremo, poi lo scopriremo. E niente ragazze, abbiamo ancora un po' di giri da fare, poi anche oggi pomeriggio, veramente oggi giornata bella, bella piena e quindi direi che ci vediamo dopo. Brava! Brava Brava! amore! Oddio, che? Ginnasta! Dai! Sembra che sta nuotando. Oddio, che stanchezza! Vai amore! Ciao! Vai! Muoviti Vai, nuota, nuota! questo culetto!
e sviene. Quindi, ciao, ciao, dai, dai. Allora, intanto che mio papà sta salendo le scale, mia mamma sta cambiando Adele, vi faccio vedere gli acquisti. Allora, questi due, eccoli qua, sono due contenitori, uno più basso e più largo e uno un po' più cicciotto e più piccolo. Li ho presi dai cinesi, adesso poi vi farò vedere che cosa servono, comunque è da mettere delle spugne, ecco. E poi vi volevo far vedere questo acquisto che ho fatto da Amazon. In realtà è una... come posso dire, una stuoietta, insomma, non so, è un telo, vedete che ha dei buchi, è universale, ora questi buchi andranno allargati, e va messo nel passeggino, come vi dicevo stamattina, eccolo qua, è double fast, io lo metterò, credo, dalla parte grigia, perché il passeggino di sponda è grigio, e quindi è molto carino. Pensavo però che nella confezione ce ne fossero due, perché erano mostrati fronte e retro, in realtà era proprio fronte e retro, non ho fatto caso io, lì ti mostravano fronte e retro, io invece pensavo fossero due, vabbè, uguale, non fa niente. Pagato un pochettino, tipo 15-16 euro, non mi ricordo più, appunto dicevo su Amazon, e la marca è questa qua. Ecco qua, e questa qua ovviamente, questa stuoietta qua la metterò nel passeggino inglesina Quid 2 che vi facevo vedere stamattina. Ora aspettiamo che arrivi su mio papà, che dobbiamo fare un bel lavoro che vedrete prossimamente, e ci vediamo dopo. È arrivato finalmente, è arrivato. Alla buon'ora, sono le 4:30. Che scarsa buchi. Dai, su, se no cosa facevi a casa oggi? Altro. Niente, non facevi niente? Invece niente. Vedi, ringraziami che ti faccio fare qualcosa, ti tengo attivo, ti tengo giovane. Sì, perché pensi che quando vado in pensione mi lasci stare? Ma figurati, ma sei matto? In pensione chi? Il primo buco nella vita di Martina. Tanto bisogna vedere se riesco. Allora, aiuto. Oddio, adesso? Piano, schiaccia piano. Però devi riprendere me. Vado, non c'ho paura. Dritta. Così. Ok. Non prendere i piedi delle braccia. Non te lo scegli. Schiacciare piano. Bello però, ho fatto un cratere nel muro però. Cioè, ci sto anche io di traverso, però vabbè dai. Vabbè, faccio anche quello? No, non lo faccio. Ti lascio. Ragazze, eccoci qua. Allora, c'è Adele qui che... aspettate che ve la faccio vedere, perché nell'ultimo video mi avete scritto in tantissime che volevate vederla più spesso. Eccola qui, teniamoci un po' il ciuccio, ecco qua, e parliamo. Ma cosa sei qua ancora? Non ti ho visto prima perché mi ha dato da mangiare mia mamma, gli ha dato una prugna e è rimasta sporca. È vero, la nonna non ti ha visto, vabbè. E niente, allora io e mio papà abbiamo fatto un lavoretto che dovevamo fare assolutamente, e sono molto soddisfatta. Il lavoretto è proprio qua sopra, ma lo vedrete prossimamente, lo vedrete tra un bel po'. È che è un video che dovevo girare, perché comunque è un video
diciamo in collaborazione e quindi dovevo assolutamente girarlo e ho provato, come avrete visto, a fare i buchi nel muro, cioè incredibile. Tra l'altro, ah, qua mi sta chiamando ovviamente mio marito, e ho provato a fare il buco nel muro, è venuto un cratere, ragazzi, cioè mio padre molto fine, il buchino piccolo, io cratere grosso così. Vabbè, insomma, ci ho provato. Adesso voglio provare a fare i buchi da sola perché non voglio dipendere da nessuno. So che non è un lavoro molto facile, diciamo, da fare, però voglio arrangiarmi da sola e basta. Comunque, tornando a questi contenitori che avete visto prima, allora adesso appunto volevo togliere l'etichetta perché niente, volevo andare a posizionare le spugne che tengo nel bagno, perché nel bagno sapete che la mia casa è, non è, diciamo, sul quadrato, è sul rettangolare e quindi è molto lunga, cioè il tempo che vado a prendere tutto quello che mi serve per pulire il bagno che si trova là in fondo e lo devo andare a prendere là in fondo, viene un macello. Quindi appunto volevo mettere tutte le spugne in questi contenitori, che in realtà ho già messo in un contenitore un po' più piccolo, però volevo dividerla tra quella dei sanitari normali e quella del sanitario del WC, ecco, e quindi volevo proprio dividerle perché tutte insieme non mi piacciono. E quindi appunto ho comprato questi contenitori, solo che adesso devo capire quale mettere lì, quale è meglio. Forse è meglio mettere per tutti i sanitari questo e questo soltanto per le spugne del WC. Vedremo, adesso vedrò cosa fare, come organizzare il tutto e poi vi faccio vedere dopo. Comunque, e stop, adesso Adelina dovrebbe un pochettino dormire, ma non mi sembra che ne abbia tanto per la quale di dormire, sinceramente, e quindi vedremo come si evolverà la giornata. Ecco qua, sono nel bagno e solitamente qui in questo spazietto tengo questo qua, che è appunto una cesta con dentro i prodotti che utilizzo per, diciamo, pulire il bagno. Quindi c'è questo che è finito, l'acce WC gel profumato. Poi ho alcune salviette, queste qua, sono multisuperficie della V5 che sono finite, ce l'ho da una vita e mezza, sono di mela, sono buonissime. Le tengo giusto per dare una passatina quando so che viene qualcuno. Poi questo qui che non è altro che il sapone alga, praticamente inserito all'interno di questi qua che sono i Duck Fresh Discs, ok? È il sapone alga, ragazzi, è fantastico, provatelo. Basta mettere un po' di sapone alga e metterci dentro alcune gocce di olio essenziale, fantastico, funziona alla perfezione. Poi questo qui che sapete è della Clini ed è ovviamente quello per il bagno, sono le pastiglie, quelle che si sciolgono nell'acqua, vi avevo fatto un video. Poi vedete questo qua, il contenitore con le spugne, queste qua sono quelle che uso per i sanitari normali. Ah, in più c'è un'altra qua che ho usato prima, e poi c'è ovviamente lo spazzolino per pulire i dettagli, e questa qua è la spugna che uso per il WC. L'unica cosa che mi dà fastidio è questo sacchetto, quindi lo cambierò e lo metterò in una di queste due, ecco, o questo qua. Ora vediamo un attimo e vi faccio vedere. Eccolo qua, allora l'ho sistemato in questo modo, quindi allora queste sono rimaste dove dovevano essere e ho aggiunto soltanto questo qua per appunto questa per il WC e poi tutto il resto è rimasto uguale. Ah, per quanto riguarda questo, allora se non avete il Duck Fresh Discs da cambiare, non importa, perché col sapone alga fate la formina e la attaccate direttamente, oh, è volato una cosa, la attaccate direttamente al WC, quindi non è che vi serve per forza questo. Però provatelo perché è veramente fantastico. Con 99 centesimi avrete un sacco di diciamo di dischetti per pulire il gabinetto. Ecco, questo è quanto. Ragazze, eccoci qua. Allora, in realtà siamo al giorno dopo, siamo al 28. Adesso scusate, ma devo andare a prendere la Adele perché sennò
Lei come vede la fotocamera deve essere sempre presente. Va bene, amore? Così almeno le ragazze qua ti vedono. Più o meno. Sì. Ecco qua, così almeno c'è. È qua nell'angolino. E niente, allora, cosa vi volevo dire? Vi volevo innanzitutto, vabbè, salutare. Ma appunto vi volevo proprio perché ieri sinceramente non sono poi riuscita più a riprendere e quindi niente, è andata così, ieri ci siamo persi, vabbè, non fa niente, però è rimasta una cosa in sospeso. Chi mi segue su Instagram avrà visto sicuramente il mio video del secondo metodo per far nascere, per far germogliare gli avocado. Non so che vi sto facendo la testa così, ma è un mondo affascinante e quindi mi rendo partecipe, c'è questo secondo metodo, quindi vabbè, se volete andate a vederlo per curiosità. Comunque il seme praticamente lo sbucciate come sempre, ok, poi lo mettete in un panno umido, questo qua vedete è un panno normale in cotone umido, oppure in uno di quelli della carta scottex, che va bene lo stesso, sempre bagnato, lo mettete in un sacchetto, eccolo qua, di plastica, meglio se hanno la clip qua, così almeno lo chiudete bene, e lasciate un po' d'aria all'interno, vedete qui c'è aria, in modo tale da far fermentare appunto il seme, poi lo mettete in un posto al chiuso e possibilmente con un po' di umidità e un po' di caldo. Ora io l'ho provata a infilare qua, visto che c'è il sole che batte sulla cucina, l'ho provata a infilare in un sacchetto, e con questo metodo dovrebbe germogliare in 10 giorni. Io adesso io ho un po' paura ad aprirlo perché ho paura che non escano le farfalle, vi giuro, infatti c'è un odoraccio, magari proprio perché è germogliato, cioè perché si sono aperti. No ragazzi, non ci credo, ma si sono aperti veramente, aspettate, no vabbè, fantastico. Ragazzi, si sono aperti, funziona veramente questo metodo in 10 giorni, perché guardate, eccoli qua, si sono aperti, quindi molto prima di quello che fa solitamente se immerso nell'acqua, cioè guardate tra l'altro che semi. Allora, questo qua è grandissimo, questo qua è piccolissimo ed è anche rotondo, cioè guardate, bellissimo, veramente. Tra l'altro questo qua si è proprio rotto bene, vabbè, questo qua si è rotto un po' meno bene perché vedete che qua è ancora chiuso, ma perché è veramente grosso, quindi si è rotto solo sotto. Invece questo si è rotto proprio tutto. E quindi niente, adesso gli vado a infilzare con gli stuzzicadenti e a questo punto li mettiamo tutti e due in acqua come questi. Ecco, vedete, Ricky intanto, vedete, è a questo punto qua. Vedete che c'è il germoglio qua proprio, quindi lo metterò assolutamente qua, mentre, a parte che adesso è bella, arrivo, vedete invece Gaia è a questo punto qua, sta per buttare proprio, vedete c'è la radice qua e si sta aprendo anche qua sopra, quindi veramente fantastico. Ora io terrò Ricky e Gaia. Allora ho messo il ciucciadile perché stava iniziando a stufarsi. Io terrò, come vi dicevo, Ricky e Gaia, mentre questi due, eccoli qua, li sto preparando, uno per mia suocera, che è questo qua, piccolino, perché lo voleva, insomma, lo voleva tenere, e questo qua lo preparerò per, probabilmente per mia cognata, ora vedremo. Magari Gaia lo donerò gentilmente a mia mamma. Ecco, però Ricky ovviamente rimane mio. Ovvio, ragazzi, ovvio. E quindi nulla, stop, direi che con questo chiudo qui e direi che ci vediamo al prossimo video e niente, grazie per essere stati in mia compagnia. Ciao.